Sì, è in putrefazione. Quella è una coperta. Quel che gli speleologi urbani di Cagliari hanno rinvenuto all'interno di una galleria sotterranea desta tanta preoccupazione per la sorte di numerosi cani che circolano nella zona. Ed infatti all'interno di un tunnel situato sotto il forte di Sant'Ignazio, durante una visita guidata, è stato rinvenuto il cadavere di un cane chiuso all'interno di un sacco di plastica e avvolto in una grande coperta di colore marrone. La scoperta è stata effettuata con grande timore, poiché gli speleologi, che hanno sentito dapprima l'odore nauseabondo, si sono avvicinati al sacco pensando che all'interno dello stesso fosse presente una persona morta. Sì, è in putrefazione. Quella è una coperta. Guarda tutti i pezzi, è già in fase di decomposizione. È molto decomposto. C'è già lo scheletro. Infatti mi sono anche attaccato il naso. Sì. No, è già totalmente. C'è anche un topo, mi sa. Cos'era quella cosa che si è mossa? Sì, guarda, c'è una donna, che cos'è? Mamma mia! Ma vedi quella cosa che si muovono? L'uccelletto che stanno volando. No, quello è il collare. Questo è un cane da combattimento. C'è una stazza. Successive indagini hanno appurato che invece si trattava di un povero animaletto e che lo stesso, dato l'avanzato stato di decomposizione, era stato abbandonato all'interno della galleria da circa 3 mesi. Già, ma chi avrà abbandonato questo cane nei sotterranei di Cagliari? E per quale motivo avrà optato per un seppellimento nelle viscere della terra, anziché smaltirlo come le regole del vivere civile vorrebbero?